Ultimo oratore, l'onorevole Susta. Un minuto veloce, prego. Grazie Presidente. Io non sono d'accordo con gli ultimi interventi che ho sentito. Secondo me, io vedo in tutto questo provvedimento un provvedimento che è lesivo delle priorità del Parlamento e che non rispetta lo spirito del Trattato di Lisbona. Noi stiamo andando a fare il 70% degli accordi in prima lettura col Consiglio e non si capisce la fretta di chiudere in prima lettura un provvedimento così delicato come questo, che è dell'implementazione del Trattato di Lisbona, che ha ampliato le nostre prerogative, soprattutto sulla politica commerciale, proprio sull'apertura delle procedure antidumping, passiamo dalla oggettività della certezza del diritto a un intervento degli Stati membri che rischia di essere frutto di una contrattazione tra Commissione e Stati membri. Quindi credo che sia un passo indietro, così come l'allineamento automatico, senza limiti temporali, dalla vecchia comitologia a oggi, in campo agricolo, depotenzi quello che è il ruolo del Parlamento. Quindi non credo che sia saggio chiudere così in fretta un accordo col Consiglio in prima lettura che potrà portare anche al rischio di contenziosi davanti alla Corte di giustizia. Grazie. Signor Susta, Grazie onorevole Susta, abbiamo concluso quindi tutti gli interventi. A questo punto interviene nuovamente il vicepresidente della Commissione Shefcovic per rispondere a quanto è stato detto. Prego. Thank you very much, Mr. President, and thank you very much for. Grazie Presidente, grazie ai deputati per i loro interventi.